Bentornati su Campus Wave, è tornato anche Matte, ci ha portato un ospite d'eccezione, Teo Teoccoli, eccolo qui finalmente arrivato. Buonasera Teo, un milanista come me, le 11.20, questa è Campus Wave, buonasera Teo. Buonasera, ma adesso non si parla di club, ma si parla solo d'Italia, quindi milanisti, interisti, juventini, sono tutti in fermento, in fibrillazione per quello che può accadere domenica, speriamo che sia una cosa positiva. Perfetto, passiamo allora a te. Premio autore di te stesso è stata una delle prime frasi, no, della serata. Ti ci ritrovi in questa descrizione così particolare? Sì, più autore. Uno che è autore vuol dire che scrive qualcosa. Invece io non scrivo, racconto episodi della mia vita e della mia carriera che oramai è lunga di 50 anni. E quindi questi miei passaggi di vita, di lavoro, è saltato fuori che le storie, gli aneddoti, i fatti, gli accadimenti facessero ridere. E stasera non ho raccontato forse quelli più significativi, cioè quando ad esempio un ragazzo a Torino mi aiutò a caricare un camioncino di strumenti, perché io non ero capace, in quanto eravamo stati protestati, io e il mio gruppo. Questo ragazzo mi aiutò, mi fece vedere come si metteva dentro il pianoforte, la chitarra, la batteria, bevemmo un caffè, ci salutammo e si chiamava Lucio Battisti questo ragazzo. Quindi sono cose che poi capitano a chi vive tanto nel mondo dello spettacolo, chi se le ricorda, chi le sa raccontare, chi le sente come passaggi importanti della propria vita. Io lo dichiarai da Fazio questa cosa di Battisti e mi chiamarono molte persone un po' arrabbiate dicendo: ma come ti permetti tu che dici che hai conosciuto Battisti? Perché io dichiarai che fu il primo a portare Battisti da Mogol. Tutti questi accadimenti quando li racconti diventano aneddoti, diventano cose curiose, perché per esempio voi ragazzi non potete sapere che Battisti, prima di diventare Battisti, suonava in un night club con l'Entraîneuse, con un gruppo che si chiamava I Campioni, che era un vecchio gruppo di un vecchio cantante, tra l'altro mio amico Tony Dallara, cioè che aveva fatto già una trefila molto lunga prima di diventare Battisti. Visto appunto i tuoi inizi come cantante proprio, volevo sapere se potevi accennarci a come sono stati questi tuoi inizi. Facendo sempre le cose un po' alla carlona, come si dice a Milano, la cosa che mi veniva più facile era cantare delle canzoni così, molto leggere. Inoltre poi quando cominciai a cantare, cantavo le canzoni dei Beatles, ovviamente le parole erano quasi inventate, non tutte, però la maggior parte delle parole erano inventate, e formai un gruppo che si chiamava I Quelli. Incidemmo un disco, La bambolina che fa no no no. Ecco, dopo questo successo che andò anche in classifica, io cambiai idea sui Quelli e dissi loro: io ho bisogno di altre cose, di altra musica, di altre sensazioni, e li lasciai. Loro cambiarono nome e si fecero chiamare la PFM. E mentre io facevo il Festival di Napoli, loro suonavano al Madison Square Garden come seconda orchestra dei Rolling Stones. Incredibile, storia di una vita straordinaria. Certo un cantante, certo uno showman, ma soprattutto un imitatore straordinario, una gamma di personaggi fantastici. Qual è quella a cui sei più legato? Ma vedi, l'imitazione non è la cosa migliore per un artista. Infatti io mi ricordo che il grande Raimondo Vianello mi diceva: sei bravissimo, ma perché fai le imitazioni? Perché fai le imitazioni? Fai altre cose? Perché l'imitazione è un po'... Ma io non faccio le imitazioni. I personaggi imitati da me li faccio vivere in un altro modo. Mi invento un'altra vita, altre cose. Tutti questi anni, a furia di raccontare storie, non so più quali sono quelle vere o quelle inventate. O sono mischiate, o sono colorite. Però c'è sempre un fondo di verità. Sono passate quelle cose. La discussione e il litigio sono per lei una fonte di ispirazione? Molte volte mi sono pentito di discutere, di litigare, molte volte invece ho detto: hai ragione, hai fatto bene. Sono molto impulsivo, una volta ero anche molto in preda alla collera quando vedevo delle cose sbagliate che non mi piacevano, però devo dire che negli anni mi sono... ho cambiato un po' idea, cerco di rispettare più le persone e anche di rispettare me stesso, perché poi quando mi capitavano queste situazioni
Ci rimettevo più che altro io. Allora Teo, un ultimo consiglio per noi giovani. Cosa bisogna fare per arrivare ai tuoi livelli? Non bisogna fare Zelig. No, mi correggo. Molti personaggi a Zelig hanno fatto successo, hanno fatto cinema, hanno fatto altre trasmissioni, non molti, diciamo i più bravi, perché poi la selezione è bestiale. Ma molti di questi personaggi che abbiamo visto in questi 7-8 anni hanno avuto un successo clamoroso ma anche effimero, perché poi sono scomparsi, e quando sei diventato famoso e scompari poi è quasi impossibile ritornare. Adesso vediamo Zalone, che è uno che fa ridere, per carità, però trovo molto più preparati ad esempio i Soliti Idioti. Li trovo molto più preparati, ho trovato molti sketch loro, indipendentemente da quello che dicono e quello che fanno, ma girati bene, con cura, con dettagli, con campi, controcampi, con luci giuste. C'è un lavoro profondo dentro e ci sono delle cose molto belle, poi sono delle altre cose che piacciono un altro tipo di pubblico, specialmente i giovanissimi. Però, ripeto, non è facile, soprattutto oggi, quando la televisione, il cinema da poco spazio, o un grande comico, Zalone ha fatto il record di incassi di tutti i tempi, ma Zalone non si può paragonare ai grandissimi del passato, eppure ha fatto i grandi incassi, adesso bisogna vedere cosa farà. Questi ragazzi, Soliti Idioti, anche loro stanno facendo grandi incassi, faranno i film di Natale, ci sono stati i film di Natale, è piena di trabocchetti la carriera, quindi la cosa più importante è confermarsi, riconfermarsi, migliorarsi, poi ci vuole anche un po' di fortuna. Oggi la televisione ha eliminato quasi del tutto quelli che erano gli spettacoli fatti dai giovani, con nuove idee, nuove tendenze. Adesso ci sono i game show, ci sono i talent show, ci sono gli altri show, è tutto show, ma di show se ne vede poco. E allora ringraziamo questo grandissimo ospite, un numero uno dello spettacolo italiano, in diretta da Campus Wave, in esclusiva per Campus Wave Radio e TV. Ringraziamo voi, quindi Teodeocoli. Come diceva l'americano, buonanotte, good night e good luck. Esattamente, grazie mille Teo. Prego. Grazie mille Teo.